Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in diretta su Telebari. In primo piano la visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini a Bari per sostenere la candidatura a sindaco di Pasquale Dirella. Una visita che ha creato non poche polemiche in città. Il comitato Mai con Salvini ha deciso di sfilare per le strade del centro cittadino. La provocazione dei manifestanti è arrivata con messaggi su cartelli e striscioni, attivisti mascherati da Zorro. Da 49 milioni di volte no grazie a La Lega è nata odiando il Sud, i migranti siamo noi, non dimenticare. Sono solo alcune delle scritte portate in corteo da Piazza Umberto in direzione Piazza del Ferrarese, che attraversano una delle strade parallele al luogo dove il ministro sta tenendo l'incontro elettorale. Dalla testa del corteo messaggi di solidarietà anche alla docente siciliana sospesa per aver fatto fare un compito nel quale gli studenti hanno accostato il decreto sicurezza alle leggi razziali, urla di protesta contro la repressione del dissenso da parte di questo governo. E dicevamo, vedete le immagini del corteo, ci collegheremo anche in diretta con Alessandra Bucci lì in Via Sparano, sta seguendo proprio in questi momenti il comizio di Matteo Salvini a Bari per sostenere la candidatura di Pasquale Dirella, candidato per il centrodestra alle prossime amministrative. Lo abbiamo intervistato, lo ha intervistato Alessandra Bucci, sentiamo. Pasquale Dirella, candidato sindaco per il centrodestra. Presenza del ministro Salvini qui è anche, come dire, il sintomo di una compattezza della coalizione che era stata messa in discussione. Bah, io credo che Matteo Salvini sia stato a Bari già due volte prima di questa. Questa presenza testimonia la sua vicinanza alla nostra città, ai suoi cittadini, al popolo del centrodestra e naturalmente ai militanti della Lega che non mi hanno fatto mancare in questa campagna elettorale il loro supporto, il loro calore. Lei ha sempre rivendicato la sua totale autonomia anche in questa competizione elettorale. Se dovesse diventare sindaco della città di Bari, si riterrà un po' ostaggio dei partiti? Assolutamente no. Io continuerò con la campagna elettorale a dar conto solo ai cittadini. Naturalmente siamo felicemente legati da un programma amministrativo che abbiamo condiviso. Io ho con me anche il supporto di tre liste civiche che hanno aderito con grande entusiasmo alla coalizione di centrodestra, per cui non mi riterrò ostaggio di nessuno. Amministrative ma anche europee. Il Partito Democratico Europeo ha presentato oggi a Bari i suoi programmi. Li scopriamo insieme ad Alfonso Pisicchio, candidato nella circoscrizione Sud con Più Europa. Partiamo dalla domanda di carattere generale. Non è molto passato il concetto dell'importanza di queste europee. Quanto è importante avere i nostri rappresentanti del Sud al Parlamento europeo? Ma noi abbiamo un problema, dobbiamo sensibilizzare i cittadini in queste ore perché ci troviamo di fronte a un disinteresse che non merita questo Sud e soprattutto abbiamo bisogno di più Sud in Europa attraverso i nostri rappresentanti nel Parlamento europeo. È un problema, abbiamo un problema nel Mezzogiorno che non è soltanto un problema del nostro paese, ma abbiamo un problema da porre all'attenzione del Parlamento europeo, della comunità europea. Abbiamo bisogno di più Europa perché soltanto la Puglia abbiamo drenato risorse pari a 3 miliardi e mezzo di euro. Se queste risorse non ci fossero, probabilmente non avremmo sviluppo in questo territorio. Tra i principali programmi del vostro partito, più fondi per la cultura e anche rivedere i criteri di assegnazione dei fondi europei e anche di investimento. Sì, più solidarietà, più lavoro, più ambiente. Questi sono punti tematici su cui ci stiamo battendo, che producono c'è anche più lavoro. Su questo noi andremo fino in fondo, faremo la nostra battaglia e speriamo di poterla fare nelle istituzioni. E torneremo sulla politica più avanti nel corso del nostro telegiornale. Intanto adesso concentriamoci sulla scossa di terremoto avvertita in città. Per fortuna nessun danno a cose o persone. Allora vediamo cosa è accaduto.
Sono le 10:13 del mattino, la terra vibra sotto i piedi in Puglia, magnitudo 3.7 per una scossa di terremoto con epicentro 4 km a sud-est di Barletta, ad una profondità di oltre 42 km, secondo i dati forniti da NGV. La scossa viene avvertita anche a Bari città e in buona parte della provincia. Già a novembre 2018 eventi sismici di lieve entità erano stati registrati nella zona e più recentemente, il 15 aprile, una scossa di magnitudo 3.1 era stata registrata con epicentro a Cerignola. Una situazione comunque monitorata dagli esperti, il sismologo Andrea Tallarico dell'Università di Bari, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, ha spiegato meglio il fenomeno. La zona di Barletta storicamente non è stata sede di terremoti molto significativi. L'unico che proprio si è verificato nella zona di Barletta è stato nel 1560 con un'intensità di scala Mercalli pari all'ottavo grado. Diciamo che la situazione viene monitorata da parte della rete sismica nazionale gestita dall'INGV. Una volta che avviene un evento sismico si ha un'alterazione di quello che è il campo di sfoco nella zona dove c'è l'evento sismico e quindi è prevedibile che ci possono essere degli aftershock. Per motivi di sicurezza siete scesi per strada, è suonato l'allarme, cosa ha sentito? Sì, eravamo in postazione a lavorare, abbiamo sentito le scrivanie ballare, di conseguenza avendo un piano di evacuazione, sapendo come muoverci, siamo scesi subito tutti giù. Per prassi noi suonano l'allarme e poi ci fanno evacuare. Era da tanto tempo che non succedeva da noi una cosa del genere, quindi ho appena letto che l'epicentro è in Puglia, quindi nella zona della BAT. Quindi è preoccupante come situazione. Nessun danno a cose o persone in seguito alla scossa di magnitudo 3.9 registrata dall'INGV alle 10:13 di questa mattina. La scossa avvertita anche in diversi comuni della provincia di Bat è stata avvertita anche a Bari, dove gli uffici giudiziari di via Dioguardi, sede della procura e parte del tribunale penale e l'ex sezione distaccata di Bitonto sono stati evacuati. Momentaneamente sospese le udienze, ma non evacuata la sede anche negli edifici giudiziari di Modugno alle porte del capoluogo, mentre a Bitonto sono state evacuate anche le scuole. A Trani il sisma ha fatto cadere un'anfora decorativa della chiesa di San Domenico, già recintata in quanto pericolante. Stando alle informazioni raccolte dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco, a fronte delle numerose chiamate di allarme ricevute, il sisma non ha quindi prodotto danni. E sulla situazione scuole nel capoluogo pugliese, la Protezione Civile, fa sapere l'assessore al ramo Paola Romano, è l'unico ente preposto a disporre evacuazioni, ma tutto tace. E i dirigenti scolastici che provvedono in queste situazioni alla sicurezza degli alunni hanno eseguito il protocollo facendo uscire i ragazzi dalle aule, spostandoli invece nei punti di raccolta. Ma il panico che si è scatenato non ha impedito a molti genitori di recarsi nelle scuole per portare via i propri figli. Stessa situazione alla Don Milani di Acquaviva e ad una scuola media di Bitetto. La scossa è stata percepita anche a Palo del Colle, dove pare siano state evacuate scuole e anche alcuni uffici. Nessun danno infine alle strutture ospedaliere di assistenza territoriale, nessun problema registrato ai pazienti, così dalla direzione generale della ASL BAT. E siamo alla cronaca, colpo al clan di Cosola, altri 145 anni di carcere per 27 affiliati. L'operazione che si è svolta a Bari in alcuni comuni della provincia barese, a Milano, Taranto e in diverse carceri d'Italia arriva dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha confermato l'intero impianto accusatorio del processo a carico di Cosimo di Cosola e di altri 45 imputati, rendendo definitive le pesanti condanne emesse dalla Corte d'Appello. Le condanne sono scattate per i reati di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commercializzazione di sostanze stupefacenti e inoltre tentato omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco, anche da guerra, con l'aggravante del metodo mafioso. L'attività di indagine avviata nel maggio del 2011 si è conclusa nell'agosto del 2013, ha documentato l'alleanza tra i clan di Cosola e Stramaglia, all'epoca in contrasto anche armato tra loro. E siamo al naufragio della Norman Atlantic, 61 le parti civili ammesse al processo tra naufraghi, familiari delle vittime, ditte che trasportavano mezzi e merci e associazioni. Si sono costituite nei confronti delle persone fisiche imputate per il naufragio della motonave Norman Atlantic che nella notte tra il 27 e il 28 dicembre del 2014 causò 31 morti e il ferimento di altri 64 passeggeri. Non è stata ammessa invece la costituzione di parte civile del COSMAR, il sindacato dei marittimi, il giudice nell'udienza preliminare che si sta celebrando nell'aula bunker di Bitonto, inoltre rigettato la costituzione delle parti civili nei confronti della società Visemar, proprietaria del traghetto, imputata per la responsabilità amministrativa degli enti, che però potrà essere citata come responsabile civile entro la prossima udienza del 29 ottobre.
E ieri pomeriggio alla sala Monsignor di Donna di Rutigliano ha accolto Raffaele Fitto, candidato alle europee per la lista Fratelli d'Italia. Sentiamo. Noi vogliamo cambiare l'Europa, l'idea che l'Europa sia perfetta, come qualcuno dice, oppure che sia da distruggere, da sfasciare, non ci convince. Noi andiamo in Europa per cambiare l'Europa. La ragione principale è dare forza a un progetto politico, quello lanciato con Giorgia Meloni, che sta crescendo nel paese e che può dare all'Italia una delegazione seria all'interno dei conservatori per incidere realmente e cambiare l'Europa. Dall'altra, creare le condizioni per poter dare voce e forza ai temi del Sud, cercando di utilizzare bene e al meglio le risorse disponibili e cambiare l'impostazione dell'agenda europea. Le risorse disponibili sono quelle che, ahi noi, la Regione Puglia non spende e spende male. Noi stiamo crescendo in un dato di fatto oggettivo. Parlando di Europa, giustamente Giorgia Meloni dice che chi ha sostenuto la Commissione Juncker in Europa, popolari socialisti e quindi Forza Italia, ha una posizione che non può essere quella di cambiare l'Europa avendola condivisa fino all'ultima virgola in tutte le decisioni. Noi ci proponiamo in alternativa a questo. Si parla di elezioni europee come referendum del governo. Secondo lei è una chiave di lettura giusta? Ma più che una chiave di lettura è un dato di fatto oggettivo. Votare perché questo governo si indebolisca vuol dire risolvere i problemi di questo paese, perché il paese è fermo dal punto di vista economico per le scelte sbagliate di questo governo che litiga e sbaglia. Secondo lei gli elettori hanno percepito il messaggio che si gioca una partita importante anche per il Sud in Europa? Penso che stia crescendo molto, c'è maggiore partecipazione, maggiore consapevolezza e la possibilità di far crescere bene il nostro progetto. Io sono molto fiducioso. E allora siamo pronti per collegarci con Via Sparano, dove è appena terminato il comizio tenuto da Matteo Salvini. Allora andiamo a sentire. Siamo pronti per il collegamento con Matteo Salvini. Regia, chiedo un aiuto. Ok, ci siamo. Magari c'è la possibilità di cambiare. E poi in democrazia scelgono i baresi, si sono contenti della qualità della vita in città e dell'amministrazione di sinistra. Tornano a votare a sinistra. Se vogliono provare il cambiamento, la Lega c'è, per la prima volta nella storia la Lega c'è con orgoglio. Ministro, ma Mirella è il candidato giusto per far vincere il centrodestra dopo 15 anni? Quello che scelgono i cittadini è sempre il candidato giusto. La democrazia è bella perché una volta che si sceglie si va avanti e quindi la Lega c'è e mantiene i patti. Un po' di rammarico per non avere un candidato sindaco della Lega? Sono orgoglioso della battaglia che ha fatto Fabio Romito e tutta la nostra squadra e spero che i baresi premino il cambiamento, l'entusiasmo, la novità, la gioventù, le idee chiare, un'idea di città ben diversa che parte dalla periferia e quindi si lavora, da lunedì si lavora. Gli europei sono... Puglia da settimane in sotto shock per la vicenda di Manduria, quando ci sarà la possibilità di fare una legge contro il bullismo, si parla, no, di uno schema che ricordi quello dello stalking. Sto lavorando anch'io al Ministero dell'Interno, poi la competenza non è direttamente mia, però siccome mi occupo di pubblica sicurezza, mi occupo di benessere dei bambini, l'ho detto dal palco, stanotte il Senato in commissione dovrebbe finanziare le telecamere negli asili nido, nelle scuole materne e nelle case di riposo e quindi inasprire pene e sanzioni per reati e io discuterei anche dell'abbassamento dell'età che permette poi di punire certi reati particolarmente odiosi. Quindi ci stiamo lavorando. Con la vicenda è vittima di disagio sociale del territorio, Ministro. Sì, però la violenza non è mai giustificata e l'omertà non è mai giustificata. Gli europei sono un referendum. Ognuno è libero di dimostrare quello che vuole pacificamente. Ecco, quando mi fanno vedere uno striscione che dice leghisti appesi e Salvini a morte, quella non è un'idea contro la mia, quella è violenza. Però ripeto, oggi mi è arrivato un proiettile calibro 9, quindi lo striscione mi fa... Gli europei sono... Gli europei sono un referendum sulla tenuta del governo, cosa accade dal 27 marzo? No, le europee non c'entrano niente col governo, le europee sono un referendum sulla povertà, perché questa Europa della Merkel, dei banchieri, dei Macron ha portato precarietà, povertà e disoccupazione in Italia e ovunque. Noi abbiamo un'idea di Europa che invece rimette al centro il lavoro. Un voto alla Lega significa un'Europa che si rifonda sul lavoro. Per il governo italiano non cambia niente, andiamo avanti a lavorare per 4 anni come abbiamo lavorato in questi mesi. Un assessore della Giunta regionale appoggia la Lega. E allora torneremo a collegarci con Alessandra Bucci, che sta seguendo anche il corteo, anzi Salvini, che sta sfilando per le strade della città. Però siamo anche al nostro appuntamento con il live dedicato al mondo di Confindustria questa sera. Ci troviamo allo stabilimento Granoro, per noi c'è Cristina Ferrini.
Bentrovati dallo stabilimento Granoro di Corato, una delle aziende considerate eccellenza da Confindustria per aver aperto le porte agli studenti nel processo di alternanza scuola-lavoro. Per questo ho ottenuto anche un importante riconoscimento, il bollino blu di Confindustria. Io sono in compagnia di Salvatore Mascoli, responsabile delle risorse umane. Buonasera. Buonasera. Devo dire che Granoro da sempre ha cercato un po' di essere sensibili nel raccordo tra il mondo dei giovani e il mondo del lavoro. Ci sono le assunzioni, ci sono le selezioni, ma c'è anche di più, c'è prima un discorso di formare le persone che hanno bisogno di capire le dinamiche del mondo del lavoro dal di dentro. E poi i pastifici non hanno come fonte delle scuole che sfornano pastai, c'è comunque da formare i tecnici e anche poi dopo le persone che rappresentano a livello di uffici, di social o di altre tecniche. Noi abbiamo avuto dei premi in passato da Confindustria per il riconoscimento, ma in tempi non sospetti, in 20 anni prima, in una grande sala, fummo chiamati per questa pergamena di riconoscimento e la sensibilità per noi è stata una cosa innata, una vocazione. Insomma, un'azienda all'avanguardia che ha sempre puntato sull'innovazione, ma puntare sull'innovazione significa puntare sulla formazione. Sulla formazione, perché io credo che sia anche, se vogliamo, intelligente investire sulle risorse umane, non solo fare formazione e poi ricominciare da capo con altri, come spesso accade altrove. Noi formiamo, investiamo e poi proseguiamo insieme il cammino con i lavoratori. Benissimo, noi ringraziamo Salvatore Mascoli, ci rivediamo tra pochi minuti. Alessandra, restituisco la linea allo studio. E allora, grazie a Cristina Ferrigni, noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo con la nostra rassegna stampa, l'affronteremo questa sera insieme a Piero Ricci, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione serale del nostro telegiornale. Un benvenuto al presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci, anche giornalista di Repubblica. Benvenuto. Grazie a voi dell'invito. E allora, tra pochissimo ci collegheremo con Alessandra Bucci, che sta seguendo questo pomeriggio l'arrivo a Bari, il comizio appena terminato di Matteo Salvini, qui nel capoluogo pugliese a sostegno del candidato di Rella. Un corteo anche anti-Salvini ha sfilato per le strade della città con striscioni provocatori. Insomma, Salvini, lo abbiamo sentito anche poco fa, va dritto per la sua strada. Che ti è parso innanzitutto delle sue parole? Eri qui, li ascoltate insieme a noi. Beh, mi è sembrato un po', diciamo così, risentito dell'attenzione che i contestatori in qualche modo gli riservano in ogni parte, in ogni città in cui ovviamente si presenta per la campagna elettorale della Lega e dei candidati leghisti. Mi sembra che l'accoglienza, il comizio di Bari sia stato il terminale di una giornata vissuta pericolosamente sulle contestazioni, perché già da stamattina a Lecce, sì, in piazza Sant'Oronzo, il popolo antileghista si è fatto sentire in qualche modo anche nelle altre città dove Salvini si è presentato, cioè Ostuni e Gioia del Colle, quindi i balconi erano addobbati per dare l'ironico benvenuto al ministro dell'Interno. E la stessa cosa è successa a Bari, perché mentre il ministro parlava, lì a pochi metri c'era questo corteo di Zorro che sfilavano per la città, per ricordare appunto che insomma, c'è un popolo che non dimentica il passato iperleghista di Salvini, quando ovviamente noi eravamo soprattutto i Terun, insomma i meridionali che erano scansa fatiche. Adesso invece probabilmente non è più così, perché ci sono delle elezioni da vincere, soprattutto in ambito europeo, e i voti del Sud servono, e come. Eh sì, anche perché l'ho appena detto, le prossime elezioni, le elezioni europee non saranno in qualche modo, non faranno pesare sul piatto della bilancia quelle che sono state le scelte appunto fino ad ora dell'Italia e quindi del governo. Questo è vero oppure no? Allora, diciamo che l'Europa è anche una foglia di fico delle inadempienze e dei litigi che sono ormai neanche quotidiani, sono praticamente all'ordine del minuto tra 5 Stelle e Lega. Abbiamo visto probabilmente un Salvini stanco oggi, stanco perché è stata una giornata faticosissima per lui, perché la Puglia è molto lunga, o è proprio stanco perché
ormai è veramente sotto pressione. Diciamo, il re sta per essere probabilmente denudato, perché evidentemente ci sono molte cose che non possono essere bypassate. C'è ovviamente ogni tanto sempre questo spauracchio del migrante, e ovviamente prendersela con i più deboli è sempre molto facile. È anche facile dire prima gli italiani, fa molta presa dire prima gli italiani, solo che prima degli italiani, per i leghisti, c'era prima la Padania. Di questo passo c'è il prima gli italiani, poi ci sono prima i pugliesi, poi prima i baresi e poi prima noi. Così, diciamo, oggettivamente non si crea quell'idea di comunità che invece serve soprattutto in Europa, perché solo creando una comunità allargata oltre i confini riusciamo a, come dire, sgomitare tra la Cina ad est e gli Stati Uniti a ovest. Questo è in gioco nell'Europa, che ha tutti i difetti. Sappiamo che è iperburocratica e ha bisogno sicuramente di una riforma poderosa, di essere veramente molto democratica e di essere in qualche modo non l'Europa degli Stati. Dobbiamo essere l'Europa dei popoli, ma probabilmente Salvini ha solo l'idea di un'Europa delle nazioni, e così non andiamo avanti. Facciamo un grande passo indietro. Un'Italia che forse in pochi mesi sta cambiando, insomma, le proteste che sono partite dalla Puglia, ma non solo dalla Puglia, soprattutto dal sud dell'Italia e non solo, stanno facendo capire che qualcosa sta cambiando, potrebbe cambiare, e poi domani la cartina di tornasole, no? Il Consiglio dei Ministri con due decreti, uno firmato Salvini, l'altro firmato Di Maio, un decreto sicurezza bis e poi l'altro sulla famiglia. Guarda, c'è un'eterogenesi dei fini, perché come nasce tutta questa epica dei lenzuoli, delle proteste, degli slogan? Nasce praticamente da una biografia che è stata pubblicata qualche giorno fa, che doveva essere agiografica nei confronti di Salvini. Poi c'è stato quel piccolo dettaglio, no? dell'infanzia di Salvini, di questo pupazzetto di Zorro che gli è stato rubato, e lì si è scatenato un po' tutto. E sì, come vedi, poi è facile rovesciare, no? E, come dire, padroneggiare i social. Probabilmente è su quel terreno che Salvini andava sfidato, e su quel terreno lo stanno sfidando, e adesso lo vediamo leggermente, diciamo, per essere ottimisti, ottimisti per la Lega, leggermente in difficoltà. Sui decreti, sì, c'è sempre un derby tra 5 Stelle e Lega. Se c'è un decreto sponsorizzato dalla Lega, ce n'è un altro sponsorizzato dai 5 Stelle, e c'è questo mercanteggiamento dell'azione di governo che effettivamente non fa l'interesse generale, fa l'interesse di parte, fa gli interessi dei leghisti sulla sicurezza, ma sulla sicurezza la Lega in questo frangente ha fatto un doppio passo indietro, perché ovviamente c'è questo argine, finalmente questo muro, l'unico muro che in qualche modo ci difende ancora un po', che è quello del Quirinale, perché c'erano degli aspetti di incostituzionalità in quel decreto che Salvini ha capito che per incassarlo prima delle elezioni era necessario in qualche modo correggere. Saremo a vedere, insomma, quello che succederà domani. Una lunga giornata, insomma, per il Consiglio dei Ministri. Noi intanto apriamo una parentesi sul nostro live dedicato, come ogni martedì, al mondo delle imprese di Confindustria Bari e BAT. Allora torniamo da Cristina Ferrini, che si trova oggi per noi nello stabilimento Granoi. Bentrovati dalla Granoro di Corato, questa volta sono in compagnia di Giuseppe Martinelli e di Pasquale Di Stefano, entrambi tutor aziendali che hanno seguito gli studenti nel percorso di alternanza scuola-lavoro. Non è semplice individuare la figura del tutor aziendale. Sì, diciamo che l'azienda Granoro da sempre, diciamo, ha scelto di individuare il tutor nella mia persona, magari proprio per aver individuato delle competenze in me, o comunque un'attitudine magari alla formazione di ragazzi ed eventuali futuri talenti, perché no? Com'è stato il confronto con gli studenti? Il confronto è assolutamente positivo, assolutamente formante anche per il sottoscritto, perché comunque anche i ragazzi danno tanto e pretendono tanto, ma danno anche tanto.
È vero che c'è anche possibilità di occupazione dopo aver fatto il percorso di alternanza, e qui abbiamo proprio un testimone che è Pasquale Di Stefano. Assolutamente sì, la mia esperienza è stata molto positiva. Io circa 10 anni fa ho messo piede per la prima volta qui in azienda con un'esperienza, diciamo, di alternanza scuola-lavoro. Grazie a ciò, il periodo estivo, poi ho avuto sempre l'opportunità di collaborare con l'azienda, sempre attraverso un'assicurazione scolastica, quindi il tutto sempre tramite la scuola. Dopo il diploma, e niente, ho avuto questa bella sorpresa di entrare qui in questa bellissima famiglia Granoro a tempo pieno. E allora, da studente a tutor aziendale, adesso sentiremo anche la testimonianza diretta degli studenti che stanno seguendo qui il percorso dall'azienda Granoro. Intanto, Alessandra, restituisco la linea, a tra poco. E allora, grazie a Cristina, torneremo da te tra pochissimo. Parliamo di quella che è stata di quello che è stato il tema prima che Salvini arrivasse a Bari, no, di questa mattina, la scossa di terremoto che ha fatto impaurire tutti, si è sentita molto, molto forte, tanto da far decidere ad alcuni dirigenti di scuole, così come ad uffici, di evacuare immediatamente gli edifici. Beh, mi sembra che in questo frangente ci si sia comportati bene, quindi l'evacuazione delle scuole soprattutto era un atto dovuto. Tra l'altro la risposta c'è stata, non c'è stato panico, non credo che ci sia paura. Sì, certo, quando si sente una scossa di terremoto, io personalmente non l'ho sentita, era all'aperto e quindi non ho avvertito questo spauracchio che invece vedevo intorno a me vivere. E, sì, c'è stata paura, però non panico, quindi è segno di maturità anche delle istituzioni che sono riusciti in qualche modo ad arginare appunto questo panico, questa paura, e a evitare che diventasse panico. E credo che anche nelle chat che ormai conosciamo, nei WhatsApp dei genitori, credo che ci sia stato anche, come dire, un modo di complimentarsi nei confronti degli insegnanti che sono riusciti a gestire la paura di questi bambini, che hanno mostrato veramente di essere all'altezza di una emergenza. E a proposito di istituzioni, domenica ci tocca votare, qualcosa potrebbe cambiare o forse no in città? Bah, guarda, allora io mi baso su quello che ha detto poco fa ai vostri microfoni e davanti alle vostre telecamere il ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla città di Bari, che vorrebbe cambiare. In realtà la città di Bari è già cambiata. Io oggettivamente non so in che modo lui vorrebbe cambiarla. Probabilmente c'è bisogno di migliorarla, però un cambiamento c'è stato. Probabilmente è necessario, come dire, chiunque sia poi il giorno dopo o dopo il ballottaggio a governare questa città, credo che un solco di miglioramento sia stato in qualche modo fatto, e in quel solco bisogna comunque continuare, perché poi scopriamo, no, che la città di Bari è una delle 10 mete, per esempio, che vale la pena di visitare nel mondo nel 2019. Questo qualcosa vorrà pur dire, e sicuramente non è uno spot elettorale. È un'impressione sbagliata oppure è stata una campagna elettorale sotto tutti i punti di vista e su tutti i fronti abbastanza silenziosa, poco entusiasmante? Beh, io vi devo ringraziare perché finalmente riusciamo ad ascoltare la voce del candidato del centrodestra Pasquale Di Rella. Sì, è stata una campagna sottotono, ma è anche vero che è una campagna che ha in qualche modo svelato un cambio di paradigma delle campagne elettorali. Noi siamo ancora abituati alle tribune che si fanno in TV, siamo ancora abituati ai comizi, per fortuna questi palchi fissi che i partiti in qualche modo si dividevano e si contendevano in piazza non ci sono più. Adesso ci sono i social, funzionano molto i social, e purtroppo i social hanno una particolarità: arrivano direttamente all'elettore, come oggettivamente arrivava anche il microfono, la voce nel microfono su un palco in piazza, però era una piazza che si scambiavano gli elettori, cioè era quello il luogo fisico dove si spostavano i simpatizzanti di quello o di quell'altro candidato, e c'era comunque un guardarsi negli occhi, un confrontarsi fisico, no?
un creare dibattito che in qualche modo migliorava il livello del confronto. Rimanendo nelle nostre camere dell'eco elettorale, nei nostri social, questo confronto non c'è, è tutto veramente molto virtuale e questo è un po' triste. E allora non ci resta che dire che vinca il migliore, no? Questa sì. Domenica, sia per le amministrative che anche per le europee, lo ricordiamo, sono forse le più importanti, no? Da qualche anno a questa parte è in gioco il futuro dell'Europa. A me non resta che ringraziare il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci, giornalista di Repubblica, sempre bene ricordarlo. Grazie per essere stato con noi, noi ci prendiamo qualche istante di pausa, torniamo tra pochissimo con altre notizie. E rieccoci in diretta con l'edizione serale del nostro telegiornale. Ripartiamo subito da una notizia: è valida la trascrizione, scusate, dell'atto di nascita di un bambino figlio di due donne, una inglese e una italiana, fatta dal comune di Bari circa due anni fa e finita nei mesi scorsi al centro di un contenzioso giudiziario. Il tribunale di Bari, chiamato a decidere sulla questione, ha dichiarato l'estinzione del procedimento. Per i giudici, cioè il Ministero dell'Interno, non può considerarsi legittimato all'azione di rettificazione degli atti dello Stato civile. Nel procedimento erano costituiti il comune di Bari, che ha sempre sostenuto la validità della trascrizione dell'atto, e l'avvocatura per i diritti LGBT sulla stessa posizione. Ad opporsi era stato il Viminale, secondo il quale la cittadinanza italiana si acquista per nascita da padre o da madre cittadini italiani. Oggi il Tribunale ha messo fine alla vicenda ritenendo valida ed efficace la trascrizione dell'atto di nascita di un bambino figlio di due donne. E siamo alle politiche. Il Partito Democratico Europeo ha presentato oggi a Bari i suoi programmi. Li scopriamo insieme ad Alfonso Pisicchio, candidato alle europee nella circoscrizione sud con Più Europa. Partiamo dalla domanda di carattere generale. Non è molto passato il concetto dell'importanza di queste europee. Quanto è importante avere i nostri rappresentanti del sud al Parlamento Europeo? Ma noi abbiamo un problema, dobbiamo sensibilizzare i cittadini in queste ore perché ci troviamo di fronte a un disinteresse che non merita questo Sud, e soprattutto abbiamo bisogno di più Sud in Europa attraverso i nostri rappresentanti nel Parlamento europeo. È un problema, abbiamo un problema nel Mezzogiorno che non è soltanto un problema del nostro paese, ma abbiamo un problema da porre all'attenzione del Parlamento europeo, della comunità europea. Abbiamo bisogno di più Europa perché soltanto la Puglia abbiamo drenato risorse pari a 3 miliardi e mezzo di euro. Se queste risorse non ci fossero, probabilmente non avremmo sviluppo in questo territorio. Tra i principali programmi del vostro partito, più fondi per la cultura e anche rivedere i criteri di assegnazione dei fondi europei e anche di investimento. Sì, più solidarietà, più lavoro, più ambiente. Questi sono punti tematici su cui ci stiamo battendo, che produco, c'è anche più lavoro. Su questo noi andremo fino in fondo, faremo la nostra battaglia e speriamo di poterla fare nelle istituzioni. Perfetto. E vi riproponiamo uno stralcio delle dichiarazioni di Matteo Salvini, il ministro dell'Interno a Bari per sostenere la candidatura a sindaco di Pasquale Dirella, candidato per il centrodestra. Allora andiamo a sentire le sue parole. E c'è la possibilità di cambiare. E poi in democrazia scelgono i baresi, se sono contenti della qualità della vita in città e dell'amministrazione di sinistra, tornano a votare a sinistra. Se vogliono provare il cambiamento, la Lega c'è, per la prima volta nella storia la Lega c'è con orgoglio. Un po' di rammarico per non avere un candidato sindaco della Lega? Sono orgoglioso della battaglia che ha fatto Fabio Romito e tutta la nostra squadra, e spero che i baresi premino il cambiamento, l'entusiasmo, la novità, la gioventù, le idee chiare, un'idea di città ben diversa che parte dalla periferia. E quindi si lavora, da lunedì si lavora. Le europee sono un referendum sulla tenuta del governo? Cosa accade dal 27 marzo? No, le europee non c'entrano niente col governo, le europee sono un referendum sulla povertà. Perché questa Europa della Merkel, dei banchieri, dei Macron ha portato precarietà, povertà e disoccupazione in Italia e ovunque. Noi abbiamo un'idea di Europa che invece rimette al centro il lavoro. Un voto alla Lega significa un'Europa che si rifonda sul lavoro. Per il governo italiano non cambia niente, andiamo avanti a lavorare per 4 anni come abbiamo lavorato in questi mesi. E voltiamo decisamente pagina. Grande successo per il weekend di esordio di Taste of Noci, la rassegna dedicata alle tradizioni e ai sapori organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier Puglia della città di Noci.
Due weekend alla scoperta di sapori e tradizioni con Taste of Noci, la rassegna di eventi dedicata all'enogastronomia, tutti dedicati alla città dell'enogastronomia per eccellenza nel Barese. L'iniziativa, organizzata da Sommelier Ice Puglia e patrocinata dal Comune di Noci, è partita lo scorso weekend, sabato 18 e domenica 19 maggio, e proseguirà il 25 e il 26 maggio con un programma denso di attività che catturano non solo il gusto ma tutti i cinque sensi, laboratori di cucina, incontri con gli artigiani del cibo, il tutto accompagnato dalle degustazioni delle eccellenze vitivinicole dei sommelier dell'Ice Puglia. Ice, come capofila di questo evento, sta programmando sia queste masterclass aperte a chiunque, non solo ai nostri associati, ma anche ai curiosi che si avvicinano, oltre ad organizzare sul territorio, con i produttori del territorio, delle degustazioni mirate per far conoscere le nuove annate, le peculiarità che queste annate stanno portando, ma soprattutto un territorio, la sua storia, la sua gastronomia e il suo turismo. Protagonista del progetto finanziato nell'ambito del programma della Regione Puglia, in Puglia 365, l'arte e la musica che hanno animato il centro storico di Noci, accompagnando la degustazione dei vini e dei piatti della tradizione della Murgia dei Trulli. C'è stata una ricerca sulle tradizioni che vogliamo cercare di trasmettere anche agli altri, e per questo abbiamo scelto proprio gli abitanti del centro storico che insegneranno e stanno insegnando tutt'oggi la cucina tradizionale del nostro centro storico. Presenti attivamente durante tutte le fasi del progetto, la Confartigianato di Noci, il tour operator Blanco Travel, insieme alle associazioni Agricoltura e Puglia Trek and Food. Ci occuperemo di portare avanti questo progetto soprattutto incentrato sulla conoscenza dell'agro, cioè tutto ciò che circonda Noci. Infatti organizzeremo ben due escursioni, una al sito di Casaboli e una al sito di Barsento. Faremo conoscere i siti dal punto di vista naturale, storico, archeologico e soprattutto anche naturalistico. E si è conclusa ieri mattina a Passaggi, la due giorni organizzata da Tirso Media, che ha visto presso la biomasseria Lama di Luna di Andria curiosi e appassionati scoprire le meraviglie enogastronomiche pugliesi. Passaggi è una grande festa del gusto pugliese, i cui protagonisti sono i soci e i consorziati del Consorzio La Puglia è Servita. Un'unione tra paesaggi e assaggi, una grande festa alla scoperta dell'enogastronomia pugliese immersi nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia e Passaggi, l'iniziativa che ha visto la presenza negli spazi della biomasseria Lama di Luna a Montegrosso di Andria, cuochi e artigiani del gusto del Consorzio La Puglia è Servita. Obiettivo dell'evento, organizzato da Tirso Media in collaborazione con La Puglia è Servita e l'assessorato all'industria turistica e culturale della Regione Puglia, far conoscere i prodotti enogastronomici regionali attraverso itinerari, laboratori sui prodotti della terra e momenti di approfondimento, come il talk con la giornalista Alicia Granello, che ha dialogato con lo scrittore Gianrico Calofiglio e con lo chef 2 stelle Michelin Gennaro Esposito alla scoperta delle ricchezze del territorio pugliese. Siamo in un posto che è in regime di biologico da più di 20 anni. L'aria qui è meravigliosa, la terra è sana, e le ciliegie sono buonissime. Allora, tutto questo ha a che fare molto con la Puglia e quindi un elemento di attrazione, è inconfutabile questo. All'interno dell'evento un'area assaggi dedicata ai piatti tradizionali declinati in chiave moderna, preparata dai cuochi della Puglia è Servita, il tutto in abbinamento all'olio extravergine di oliva dei soci del Consorzio Buona Terra nel Salotto del Lievo e ai vini con le degustazioni nell'Enoteca dei Vini di Puglia a cura del Movimento Turismo del Vino Puglia e nell'Enoteca del Consorzio di Tutela Vini DOC Castel del Monte. La due giorni dedicata alla formazione e alla solidarietà si è conclusa con un grande pranzo solidale. Questa è una regione che negli ultimi 10 anni ha fatto dei progressi allucinanti. Io mi ricordo che appena 15 anni fa della Puglia si parlava molto poco, c'erano grandi realtà di livello di cucina, come dire, tradizionale, però poi si perdeva appena dopo il messaggio. Invece oggi c'è un insieme di cose da fare per quanto riguarda il popolo dei gourmet che è impressionante. Io penso che la strada è questa, è giusta. Ultimo collegamento con il mondo di Confindustria Bari e BAT, un progetto sponsorizzato anche dalla Camera di Commercio. E allora, ultimo collegamento con Cristina Ferrini dello stabilimento Granoro.
Bentrovati, sono in compagnia questa volta della professoressa Anna Cantatore dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Tannoia di Corato. I suoi studenti stanno eseguendo il percorso di alternanza lavoro qui all'interno dell'azienda Granoro. Sì, diciamo che da anni ormai che il Tannoia di Corato fa alternanza anche prima dell'obbligo sancito dalla cosiddetta buona scuola. I nostri ragazzi ormai con la Granoro hanno un feeling particolare perché la Granoro mette a disposizione spazi, persone, risorse e dà quello che tutto sommato a scuola probabilmente noi non riusciamo a dare con quello che è il lavoro all'interno. Il lavoro non inteso come imparare il lavoro ma quantomeno avere quelle competenze che oggi sono richieste dal mercato del lavoro e che solo vivendole in azienda si riescono a dare e la Granoro sicuramente le dà. Ecco, secondo lei la riduzione delle ore di alternanza voluta dal governo un po' ha penalizzato gli studenti? Allora, il problema è questo, 400 ore effettivamente potrebbero sembrare tante, però se ben strutturate, se data una valenza orientativa, una valenza formativa integrata con quella che è la, diciamo, la formazione scolastica, se si vuol dare effettivamente quel senso di filiera educativa che viene fuori dal combinato tra la scuola, gli enti, il territorio, probabilmente forse servirebbero anche più di 400 ore. E noi questo lo chiediamo ad uno degli studenti dell'Istituto Tannoia che sta facendo l'esperienza di alternanza. Certo, io ho esperienza diretta con l'alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama percorso per le competenze trasversali e l'orientamento. E dunque si pone l'attenzione sulle competenze trasversali, le cosiddette soft skills, che il mercato del lavoro ricerca e di cui è assetato. Competenze trasversali come la comunicazione, per esempio, comunicazione con i clienti e comunicazione all'interno dello stesso ambiente di lavoro, perché talvolta gli studenti sono anche un po' presuntuosi, non sono abituati alla comunicazione con un datore di lavoro, con il personale gerarchicamente superiore. L'alternanza scuola-lavoro deve insegnare questo, non deve insegnare il mestiere specifico, tecnico, questa è la critica che talvolta si muove ai percorsi di alternanza, non insegnano il mestiere, non... In realtà è il respirare l'ambiente lavorativo per la prima volta, il respirare l'ambiente aziendale, il professionalizzarsi da un punto di vista più interiore piuttosto che tecnico. È sicuramente diverso che stare tra i banchi di scuola. Assolutamente, l'esperienza diretta sul campo, ciò che noi leggiamo sui libri viene applicato. La Granoro è un'azienda internazionale, globale potremmo dire. Io frequento un corso di relazioni internazionali e posso dire che davvero ciò che studio l'ho toccato con mano e l'ho respirato appunto in questo ambiente. Benissimo, noi ringraziamo lo studente Mariano Varesano, ringraziamo voi per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata, linea allo studio. E allora grazie a Cristina Ferrini, noi ci fermiamo ancora per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo con il nostro focus oggi sull'emergenza xylella. Ne parleremo con Giovanni Scianatico, componente del direttivo di Confagricoltura Puglia. E rieccoci in diretta con il nostro focus. Come preannunciato, ci concentriamo sull'emergenza xylella, un'emergenza che dal 2013 sta mettendo in ginocchio gli agricoltori pugliesi e continua purtroppo a farlo. Ne parliamo insieme a Giovanni Scianatico, componente del direttivo di Confagricoltura Puglia. Benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Allora, un'avanzata a quanto pare inarrestabile, un'avanzata che ha coinvolto il nord della Puglia ma che si sta espandendo anche verso ovest. Insomma, questo insetto non risparmia davvero nessuno. Sì, è una calamità, una pestilenza epocale perché non è come già si sapeva, l'università aveva già, non era qualcosa di sconosciuto, come è già presente su 300 specie in tantissimi paesi in tutto il mondo. Certo, sull'ulivo in questa maniera non si era ancora, diciamo, manifestata, quindi sono cose che già dal 2013, anche prima, l'università aveva già, il professor Martelli avevano già evidenziato. Chiaramente il tempo perso è ormai perduto, cioè non si può recuperare, il Salento ormai è devastato, milioni e milioni di piante infette che vanno solo ormai
eradicate del tutto, ma ormai la battaglia del Salento per alcune di queste varietà molto suscettibili è ormai persa, quindi va solo fatto un piano, grazie anche alle organizzazioni agricole, alla Confagricoltura in particolare, al movimento dei Gilet Arancioni. Abbiamo ottenuto un decreto Xylella che prevede degli stanziamenti finalmente adeguati per i prossimi anni. Sono stanziamenti, bisogna vedere poi le erogazioni come andranno, ecco. Che sia per ripartire con le nuove varietà, con alcune varietà che sono state giudicate resistenti alla Xylella, e quindi il percorso per le aziende agricole è per forza di cose questo. Ieri c'è stato l'incontro, no? Presenti tutte le varie associazioni di categoria, anche Gilet Arancioni, che in primis hanno condotto una battaglia, certo. Questa battaglia dell'agricoltura, potremmo dire, pugliese. Ecco, un decreto emergenza Xylella, nuove norme, però soprattutto contributi. Che cosa cambierà quindi da oggi in poi? Sì, cambierà che nel decreto è consentito agli agricoltori di poter, per i prossimi 7 anni, eradicare, quindi spiantare gli ulivi infetti, anche in deroga a determinate situazioni di tutela ambientale che già ci sono ovviamente sul territorio. Quindi gli ulivi giudicati infetti si potranno spiantare, che è l'unica cosa che era già da fare tantissimi anni fa. La Comunità Europea ce l'ha detto più volte, ci si è perso del tempo per caccia agli untori e a situazioni che non avrebbero comunque risolto nessun problema, e non hanno risolto il problema, e il problema è irrisolvibile al momento, allo stato dell'arte. Si può contenere, quindi si può contenere che con un monitoraggio che è già in atto, appena si trova la pianta infetta bisogna immediatamente, dopo ovviamente i controlli dovuti e gli accertamenti, cioè. La pianta va comunque eradicata e le piante anche attorno vanno anche spiantate nel più breve tempo possibile, perché è un insetto vettore, cioè questo insetto vettore, che la Xylella è un batterio, ma c'è l'insetto vettore, è un insetto che cammina, che vola, che viaggia anche sulle macchine, no? Quindi anche se una macchina parte dal Salento e si... può trasportare l'insetto vettore che diffonde la malattia. La malattia si diffonde così, questi insetti vettori che sono nell'erba, perciò ci sono delle prescrizioni che devono essere sempre più stringenti, bisogna tenere i campi arati, coltivati, cioè non inerbiti, perché questi insetti vettori che trasportano la Xylella da un albero colpito all'altro non possono svilupparsi, quindi bisogna contenere l'espansione, che purtroppo... Espianti, sì, che purtroppo avanza, come abbiamo detto, sì. Prima, espianti, ma anche reimpianti, per i nuovi, sì. Alberi ci saranno dei fondi, saranno, sì, stanziati, sì, dei fondi? Sì, hanno stanziato dei fondi abbastanza, sembrerebbero ingenti, e comunque è la strada... il riempianto per poter ripartire con un'olivicoltura che nel Salento abbiamo una situazione veramente tragica. Non è solo l'olivicoltura, sono i frantoi e l'ambiente, quindi per una falsa idea di tutela dell'ambiente si è creato questo problema, perché non spiantare un olivo infetto era qualcosa che andava contro l'ambiente, non si salvaguardava nulla, ormai c'era il problema. Quindi adesso la direzione, dopo anni, è quella, almeno anche noi giudichiamo, sono cose richieste dalle organizzazioni, dalla Confagricoltura, dai Gilet Arancioni in particolare, e quindi si va in quella direzione. Ci abbiamo messo un po' di tempo, ci hanno messo un po' di tempo la politica, il ministro Centinaio ha chiesto scusa. E andiamo avanti, ricominciamo e con... Potete dire ce l'abbiamo fatta fondamentalmente, non arrivate oddio, a questo punto, dopo una certo strage, ce l'abbiamo però... fatta, perché a intraprendere il percorso che noi già dicevamo da anni. E quindi, però nel frattempo abbiamo distrutto milioni di ulivi nel Salento. E soprattutto messo in ginocchio un'intera economia dell'olio, della commercializzazione dell'olio, anche perché
io ho anche una masseria, un agriturismo, se guardiamo con gli occhi del turista, fa anche confusione, confonde che la xylella con la qualità dell'olio, che non c'entra niente. I problemi sulla quantità, sulla produttività di queste piante che sono venute meno, certamente nel sud della Puglia ormai ci sono. Si può ripartire con le nuove varietà, si deve ripartire e gli agricoltori faranno la loro parte. Ecco, qual è stata la risposta degli agricoltori dopo l'incontro di ieri? Diciamo che gli agricoltori ormai erano incontro, quasi a verificare quello che noi già urlavamo e abbiamo dovuto urlare, perché noi siamo persone assolutamente pacifiche, abbiamo dovuto però scendere in piazza e urlarlo voce, in maniera, abbiamo solo alzato la voce, non altro. In maniera però determinata, perché era l'unico sistema per far capire. Ecco, forse qualche giro con l'elicottero qualche anno fa avrebbe fatto già capire. Del resto, chiunque si è percorso la strada che da Lecce porta a Gallipoli, credo che tutti sarebbero resi conto già, senza prendere l'elicottero, del problema che stava verificando. Certo. Noi speriamo ovviamente che si possa aprire una nuova era per gli agricoltori pugliesi, soprattutto per quelli salentini che insomma hanno sofferto forse più degli altri, sperando anche che con questo decreto l'avanzata della xylella quantomeno si possa arginare. Crediamo in una nuova era dell'agricoltura e degli ulivi, che sono poi il simbolo della Puglia. Fa parte, noi siamo gli agricoltori, sono abituati ai problemi, a tutti i problemi. Questo è un problema certamente molto più serio, direi epocale, perché andrà oltre quello che è un'annata agricola, una gelata, una grandinata. È un problema che dobbiamo, anche con l'aiuto dell'Europa, perché è un problema che investe tutta l'Europa. La franchiella è presente in Spagna, è presente in tante altre, non è, certo, non siamo gli unici. Non siamo, certo, soli. Così diffusa, ma anche in Spagna è presente, perché era già un problema conosciuto a livello mondiale, anche su altre varietà, in California, sulla vite. Quindi non era, purtroppo c'è stata questa diffusione dovuta all'importazione delle piante dall'Olanda, così si dice. Quindi, speriamo che tutto possa cambiare noi e migliorare. Faremo la nostra parte. Io intanto la ringrazio, grazie a Giovanni Scionatico, componente del direttivo di Confagricoltura Puglia. Ovviamente un buon lavoro a tutti voi, grazie. E grazie a voi per averci seguito. Il nostro grazie telegiornale termina qui. Buona serata. Meteo è offerto da sgservicesud.it. Amici tra i meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà un ulteriore miglioramento del tempo, perché la pressione atmosferica sul Mediterraneo e sull'Italia è in temporaneo aumento. E infatti guardiamo la nuvolosità prevista sul nostro paese, come vedete non mancheranno ampie zone di sereno, nubi sempre meno compatte, sempre più sfrangiate, e quindi giornata più che discreta, anche come precipitazioni ben poco da segnalarvi. Finalmente qualche locale acquazzone potrebbe ancora interessare le zone montuose, soprattutto nelle ore pomeridiane, vedete nel pomeriggio spuntano queste macchie blu, ma fenomeni per lo più di breve durata e isolati. E quindi in definitiva giornata sì a tratti ancora con qualche nuvola di passaggio, ma anche con ampie schiarite, degli acquazzoni a ridosso dell'Appennino, soprattutto nelle regioni centrali, qualche piovasco anche sulle Alpi, ma fenomeni davvero isolati. Per il resto sole e temperature molto miti. Con questo è tutto, per i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da sgservicesud.it.